Averne il granchio reale, allora. Guardiamo più o meno cosa c'è in giro, sto qua. Francis, parlami, questo qua ci parla di questa setta del tramite, e lui è uno che ci racconta in giro. Ci dice riguardo questo tramite, questa setta, robe varie così. Però questo non è utile, però lo troveremo, vi dico io, più avanti del gioco, lo troveremo, sarà ovviamente nemico, però almeno vi verrà in mente, oh, ma questo è Francis, quello lì, bla 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 bla. Facciamoci dare informazioni da sto qua. Allora, sospetti di qualcuno, parlami della nota dell'omicidio, questo è importante. Quella stanza in cui è successo è stata presa una donna, anche se mi dispiace dire che non so cosa sia successo esattamente. Molto coperta e incappucciata, ma ha pagato l'intera somma in anticipo. Arrabbiata dall'operazione, visto che era solito farle una certa Esmeralda, ho pensato fosse solo una delle tante. Ho visto un altro personaggio entrare nella stanza quella notte, qualcun altro, robusto come un uomo, ma a volte allo stesso modo come lei. In questo caso, pratica comune per la moglie del consigliere e il suo visitatore. Un'orrenda confusione mi ha fatto saltare dal letto poco dopo mezzanotte. E ho preso il macete in un into, col cuore alla gola. Quando sono corso nella stanza c'era un silenzio terrificante. C'era solo Jake disteso a terra, morto, circondato da quello che sembrava essere stato un campo di battaglia. Chiunque sia stato è scappato dalla finestra, poi altro non sa. Sospetti di qualcuno? Sospetti di Esmeralda. Perché c'era sua moglie Esmeralda sulla locanda, sulla taverna, con un altro Duca di Ferrol. E poi il resto non ci dice più o meno queste cose. Quindi, il riassunto è successo che l'omicidio c'era sto Jake. Ed è entrata una donna incappucciata con un uomo incappucciato. Finora più o meno siamo qua circa, questi indizi. Questa è la cameriera che ha visto il luogo. E qui la nota dell'omicidio di Jake, che deve essere una delle ultime ad averlo sentito vivo, quel grido terribile ancora mi suona nelle orecchie. La stanza in cui è accaduto il fatto è ancora in quarantena. Comunque quella è la domanda, no? Cosa è successo precisamente? Tutti pensavano che fosse stata Esmeralda ad entrare in quella stanza e che il duca l'avesse seguita all'interno. Stavo lavando e buttando fuori dalla porta l'ultimo degli ubriaconi quando la donna con un mantello è entrata in corsa passandomi di fianco. Non l'ho vista bene, maledetti occhi. Stavo sciacquando le bottiglie sul letto quando è venuto tutto e non ho visto niente. È successo tipo un casino e è morto Jake. E quella lei ha visto sta donna incappucciata scappare fuori. Legionario, aprici la porta, vai. Ho parlato con Eros, dai, fammi passare, dai. Vai. Normalissimo, eh. Tranquilli che è normale. Adesso vediamo cosa succede. Cos'è successo? Che fosse un sogno? Non la penso vedere. Quella pietra in qualche modo ci ha mandato a volare tra le stelle, sì. All'inizio non capivo nemmeno io, non capivo niente. Capivo zero di sto gioco all'inizio, eh. Allora, c'era una pietra che ci ha teletrasportato in questo posto. Appena siamo andati a contatto con questa pietra, questo posto è tipo l'Ubriobo, un'altra dimensione. Che c'è Zigzags. Mi dice, ma che cosa fate qua? Chi sei tu, brutto? Costui. Oh sì, prendo Zigzag, storico, fa vostro servizio. Il mio lavoro consiste nel tenere nota di ciò che fu, ciò che è ancora e si spera ciò che sarà. Beh, comunque lui ha predetto che noi saremmo arrivati qua. Perché questo posto. Questa è la fine del tempo. Lui è praticamente quello che controlla la fine del tempo. Osserva. Tempo insolito. C'è questa fine. Questo tempo che si sta distruggendo, no? Perché c'è il drago che sta distruggendo tutto. Il tempo. Sta finendo il tempo. Allora ci dice: guarda dentro lo scoppio. Guardiamo qua. E vediamo. Ecco.
Quello è il drago che sta mangiando il tessuto dello spazio, del tempo, e sta... Sì. Il portale è attivo. Sì, dovremmo fermare il drago più avanti, Tu devi essere la chiave. È molto difficile da spiegare, che cazzo. Cioè, è difficile. C'è tanto da leggere. Io vi sto facendo un riassunto proprio di quelli superficiali che non esiste. Cioè. Vabbè, comunque c'è il drago che sta mangiando il tempo e il mondo rischia di essere distrutto. E adesso non spiega ancora tanto bene, ma abbiamo riattivato il portale avvicinandoci, perché noi siamo speciali, cioè il personaggio mio principale e l'altro. Dai, facci andare attraverso, dai, il vuoto stesso, sì. Siamo connessi. Andiamo, dai. Non ci interessa, vai. Entriamo nel portale. Questa sarà la nostra base del gioco dello spazio, che ritorneremo più volte. Come vedete ci sono tanti portali qua. Come vedete ce ne sono tantissimi qua. Uno che non sono attivi ora, portale inattivo, pure l'altro. Lei è la tessitrice del tempo, la madre della storia. Lei che tesse e prevede il futuro, il tempo. Come vedete questa tela si sta mangiando piano piano, perché il drago lì sta distruggendo tutto. E lei purtroppo non può fare nulla. L'unica cosa che noi possiamo fare è trovare le pietre stellari. Non pietre stellari, le pietre. E quando troviamo quelle speciali pietre, andiamo a ricollegare, a ricreare questa parte di tessuto in cui salviamo lo spazio-tempo, bla 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 bla. Insomma, dobbiamo trovare queste pietre che risanano il tessuto. Ecco qua. Questa è la testatrice del tempo, come ho già detto. Ci dice che noi siamo speciali. Non siamo comuni persone. È stata una pietra. Una pietra che ci ha improvvisamente trasportato dal luogo in cui eravamo nel rio verso questo piano immerso alle stelle. Una pietra? Sì, esattamente. Qualcosa di così, contrariamente a me, tu tessi qualcosa che non ho visto, mai previsto. Ma tu l'hai fatto? Oh, vabbè. Com'è possibile? Anche lei che vede il futuro non sa, non capisce niente, anche lei sta qua, che... Cosa sta facendo qua? Cos'è questa pietra stellare, ecco? Sono le pietre stellari quelle che vanno a ricollegare tutto il tessuto. Un casino di roba. Vedi, le pietre stellari sono l'antidoto per curare la parte del vuoto. Se queste possono curare la storia, dobbiamo andare a cercarla. In effetti devi... Vabbè, ci mandano ad andare a vedere. Sentiamo, parliamo con... C'è anche il discorso tra personaggi, che parlano tra gli eroi qua, tra di loro. Io ho bisogno di più prova prima di credere a questa pazzia. Non ci credo a questa storia. No, hai fatto centro, nemmeno io ci credo. Vabbè, io ci credo. Pragmatico, ci ha dato pragmatico entrambi ormai. Pragmatico siamo, tutto positivo, guarda. Non dovrei essere positivo con l'altro. Virtuoso. Sgarbato. Siamo immuni. Ammaliamento, iniziativa. Iniziativa buona. Però mi serve più furtività per l'altro. Vabbè, tanto non è che ci aumenta più tratti, cioè abbiamo più tratti caratteriali, ma alla fine un punto ce lo dà questo, concentrazione ci dà solo uno, non si va a aumentare, si rimane sempre uno, non è che se abbiamo 4000 tratti comportamentali su quello lì, positivo, rimarrà sempre uno. Allora, abbiamo il punto, andiamo a metterlo in abilità. Occultista, uomo d'arme, no, per ora occultista non ci serve. Andiamo a fare in esperto armature. Più 3 armatura. Mercanteggiare non ci serve più di tanto, alla fine mercanteggiare. Furtività l'ho già messo. Un'arma, una mano.
Sentite, andiamo a mettere intanto esperto in armature, più 3 armatura da, e meno 20 penalità al movimento per le armature pesanti. Quindi andiamo a mettere intanto armatura, che ci dà più 3 armature, resistiamo un po' di più, Questo talento, dobbiamo stare molto attenti ai talenti perché sono non sempre facili da trovare. Allora, assalitore, allora andiamo a mettere subito, allora io voglio subito più danno, quindi vediamo. Ah, non ho messo uomo d'arme, niente, quindi non ce l'abbiamo, dobbiamo saltarlo. Allora, i tuoi lanci con le granate non mancheranno mai bersaglio, questo è buono per il lato se usiamo tante granate. Allora, visionario, talentuoso, no, scienziato, no, intelligenza non ci serve per ora, mulo da soma, fetture, qua si possono fare tante tante combinazioni, che altro, per forza, vediamo. Allora, mettiamo andatura disinvolta, che ci muoviamo a velocità normale, mentre in modalità furtivo, questo ci serve, è importantissimo sta cosa, perché sennò saremo stralenti e ci mangerà più movimenti, quindi quello dobbiamo toglierlo, cioè metterlo, qui balestra, intanto c'è la balestra, lasciamo lì in balestra, abilità, geomante, idrosofista e tiratore scelto, va benissimo anche come è messo lui adesso. Questo sta dietro, no, fattura, sapienza c'è l'uno, buono, niente, andiamo a mettere anche lui esperto in armature, come adesso non ci serve arco, esperto in armature più uno, più tre armatura. Questo usa le frecce, quindi andiamo a mettere qualcosa riguardo alle frecce, no? Andiamo a mettere recupero frecce 33%, quello lì, se no c'è, però ci serve recupero frecce 33%, importantissimo, questo, perché andremo sicuramente a lanciargli le frecce e dobbiamo recuperarle. Questo forziere, che dobbiamo trovare 4 forzieri in giro per la mappa prima di trovare quello, per aprire quello, quindi poi alla caccia un tesoro, quindi ogni luogo andiamo dobbiamo cercare bene in giro. Adesso basta parlare, basta, andiamo a fare un po' di azione, perché sennò qua ci addormentiamo tutti. Non mi ha dato le piramidi sto stronzo. Aspetta che ci devo parlare, poi sono sta qua, non mi dà le piramidi. Sì, vabbè. Ci manda missione, recuperiamo le pietre stellari. Prendo congedo. Prima che mi vada, sti triangoli. Sono importantissimi nel gioco, sono utilissimi. Dove me l'ha dato? Non ce l'ho nell'inventario, si vede adesso, però vabbè, comunque usiamolo. Andiamo al porto cancello nord. Praticamente questi piani ci permetteranno di spostarci tra portali vari in giro, che sono utilissimi, perché sennò già sono lenti i personaggi a camminare, poi dopo... Che fa sto Haru? È venuto qua a parlarci, che ci ha visto... Lui lo sapeva, conosce di questo goblin, non ci ha detto niente, bravo. Ciao. Pezzi, vabbè. È l'agente di Zigzags sto qua, quindi sotto copertura. Ciao, buonanotte. Il vero mistero, Madora, ecco, parla di quale cagata che non ci interessa, va, spariamo. Sono solo informazioni in più.
che possiamo parlare non ci dà niente, sono solo una cosa complementare. Allora, dov'è sta piramide? Ecco, questa è la piramide del teletrasporto. Clicchiamola subito. Ci manda alla seconda piramide. E casualmente la piramide era dentro qua, nel bagno della moglie del sindaco, Cecilia, non so, che saremo costretti a perdere perché lei è intimidazione 7, io intimidazione 1. Lei basta che vince due volte e devo vincere 10 volte, cioè. Questa cosa è persa in partenza. Ecco. Persa. Ho vinto. Ah, sono destro. Ecco, ho perso. Normalissimo che perdete. Adesso ci caccia fuori, vabbè. Mi prendo la piramide e andiamocene via. Allora, siccome ho quattro personaggi, andiamo. Prima di finire questo episodio, diciamo, voglio fare almeno un combattimento. Quindi adesso andiamo a fare un combattimento, almeno uno. Allora, questo è il primo combattimento che vi consiglio. Faremo questa parte qua davanti alla porta, come vedete qua, all'entrata qui. È il più semplice, tra virgolette, vedete questa balista ci servirà. È un'invenzione di Arhu e l'hai messa non a caso. Se non stacchiamo il personaggio, io so già qua come va a finire. Vediamo il mio che è veloce. Vabbè. Eccoli qua ci sono il pro combattimento. Sono tre, guardate, sono tre tizi, però io adesso non combatto subito, non vado in avanti perché. Dov'è sto zombie? Questo zombie piccolo fa male, eh. Non tanto però. Adesso io cosa faccio? Vado indietro. Si attivano anche i miei compagni, in combattimento. Questo, ragazzi, questa è pura strategia. Cioè, state vedendo una roba strategica. Non sto andando a caso, Non sto scappando, Si attivano pure i soldati, no? Quindi c'è più aiuto. Quindi come primo combattimento siamo molto aiutati. Però noi non combatteremo questo combattimento, no, no, perché è tosto sto combattimento, No, andremo a fare così adesso. Aspetta, metto un attimo. Posizioneremo i personaggi. Allora, voi non ci credete a quello che sto dicendo, lo metto tanto il ragno lì davanti. Evocation, evocation. Jahan, stai lì pure te. Non combatterai nemmeno te. Se loro fanno i loro buff, le loro cose. L'ha stordito. Fatto il pugno che cade. Abilità dell'uomo d'arme. Fa poco danno, però per due turni ve lo blocca il personaggio, Quindi io adesso non farò nulla, Non voglio. Non voglio fare nulla. Andiamo ad attaccare col ragno. Adesso capirete perché mi sono allontanato. Qua vi dovete allontanare. Ecco, dopo due round, tre round, arrivano questi due zombie che hanno un casino di vita. Lo trovate solo in modalità difficile, ve lo dico. In modalità normale questi due zombie elettrici non ci sono. Ma questi zombie in modalità difficile sono bastardi perché hanno un casino di vita. Ovviamente sono stralenti. Sono stralenti, no? Però appena vi toccano il personaggio lo shottano, Cioè, un colpo muore quasi il vostro personaggio. Guarda. Adesso io metto qua il ragno. Che poi sono elettrici anche, no? Quindi con la pioggia c'è più probabilità che se lo colpite corpo a corpo il personaggio viene pure stordito. Per due turni, il ragno me l'ha stordito per due turni. Come faccio a saperlo? Guardate, stordimento 2. Poi i zombie ovviamente hanno la caratteristica zombie che col veleno si curano. Però con le normali cure no. Saltiamo. Cazzo, potevo spostare quello. Vabbè. Infliggi infermità. 66, guarda, ha levato più di mezza vita al mio ragno, A col pure quello, vedi, guarda.
Ha levato mezza vita quasi legionario, Adesso io non faccio nulla, aspettiamo. Magari droppano qualcosa se muoiono. Tizi. Saltiamo, saltiamo. E si è stordito. Infermità, un'altra infermità. O sempre lui, non lo so. Ecco, shottato il coso. Vabbè, tiriamo un aiuto. La balista basta cliccare. All'inizio gioco voi non saprete nulla, però vi dico solo che la balista si può cliccare. Costa 6 punti azione. Vedete quei pallini rossi che li consuma. Usiamola, si attiva. E lancia sfere di fuoco che sono letali contro i zombie, Un'altra. È partita di nuovo. Ecco qua. Cioè, guardate quanto danno fa, ma non muore sti zombie, Non ce ne frega niente se colpisce anche i nostri amici legionari, Non ce ne frega niente, cioè, quindi... Ovviamente consuma sempre più punti azione, a quanto pare. Primo zombie morto. È esploso. Come sapete, le nubi e il veleno a contatto col fuoco esplode in questo gioco. Quindi è normale che esploda. I legionari fanno una brutta fine, secondo me. Sì, fanno una brutta fine sti legionari. Ammazzate tutti alla fine. Minchia ti curi, tanto è pesto. Vabbè, questo qua va nel fuoco. Questo non devo, fanno il giro se non mezzi buggati. È morto il nostro amico legionario, ma ovviamente rimarrà l'ultimo scheletro. Qua una brutta fine. Fa il giro. Fa il giro lui. Qua non scopo più perché non riesce più a cliccare sta una merda di balestra. Non la clicca più, boh, non so perché. Mi ha saltato il coso per il balestriere, perfetto. Approfittiamone. Prendiamo sto qua e lo mettiamo qua sul fuoco. L'abilità del teletrasporto, che è fortissima. Costa un casino, però è veramente forte. E usiamo infine ancora la nostra balestra. E abbiamo vinto il combattimento proprio in modo tra stra easy. Proprio una semplicità. Ovviamente raccogliamo tutto, vai, ceppo di minchia. Carne cruda, boh, lo zombie droppa carne cruda, quindi non so perché droppa carne cruda. Scudo di terra, monete d'oro, drudanae, pianticella, il manganello. Denti, no. Denti ti fai con le collane qua in sto gioco. Guarda quanti cumuli di cenere, no? Cumuli disintegrati di... 3 legionari e 5 zombie. Sesto con lo zombetto, quello scheletrico, ecco qua, i resti, Decapitatore corazzato. Comunque vi ho fatto vedere questo combattimento proprio stra easy, proprio niente soddisfazioni perché so già come farlo. Detto questo, andiamo adesso a completare le altre missioni in città, che sono molto diplomatiche. Quindi andiamo verso lì.